Sapete come si chiama questo? Ah, voi direte tutti pesche. In realtà nella nostra zona e nel nostro dialetto vengono chiamati perseghi, molto probabilmente richiamandosi, e sarebbe più corretto chiamarli perseghi, richiamandosi quindi alla loro origine. Infatti è un frutto che arriva dal Golfo Persico, ma ancora più in là è un frutto che arriva dalla Cina, dalla lontana Cina, pensate, che poi ha trovato invece nelle nostre zone, nei nostri territori, un clima, un terreno favorevole, e la coltivazione via via nel corso degli anni si è sempre maggiormente sviluppata, diventando quindi per eccellenza il frutto dell'estate. Ma è un frutto così buono, così dolce, così versatile, così colorato, che le nostre nonne l'hanno voluto riproporre come dolce addirittura già dalle feste di Natale. Infatti i perseghi rossi sono dolci che venivano preparati e che ancora oggi un po' si trovano nelle vaschette pronte, ma che in realtà venivano preparati in casa dalle nostre mamme, che preparavano un impasto a base di uovo, farina, e poi richiamando il colore stesso della pesca veniva intinto nel liquore che all'epoca aveva maggiormente successo nei dolci familiari ed era l'alchermes. Questi dolci poi venivano arrotolati nello zucchero per creare un po' il senso della buccia un po' ruvida. Questi dolci venivano consegnati, regalati, pensate, ai bambini che andavano ad augurare le buone feste durante il periodo natalizio. Avete anche voi ricordi di questi perseghi rossi? Se avete qualcosa da ricordare, vi invito a farlo scrivendo i commenti qua sotto.